Bene, buongiorno a tutti i presenti. No. Buongiorno, Alessandra. Buongiorno. Che bello essere qui e avere già questa platea così numerosa di telecamere e di testate giornalistiche. Siamo qui a Radio Golden, grazie anche all'amico Dennis, per parlare del primo e nuovo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e che rappresenta il primo vero disco di Alessandra Giubilato. Io lascerei direttamente la parola a te. Beh, sono felice di essere qui, anche perché questo posto rappresenta tanto per me, per la mia carriera musicale. Qui ho cantato per la primissima volta le mie canzoni con quel pianoforte lì, quando avevo 16-17 anni. Qui ho conosciuto per caso Sabino, che ha prodotto il mio disco, ha trasformato i miei testi e le mie melodie in canzoni vere. Si può dire. Questo disco che abbiamo deciso di autoprodurre è stata una scelta folle ma giusta, perché non ho voluto snaturare il vero motivo che mi ha spinto a scrivere tutte queste canzoni, perché le ho scritte in periodi diversi della mia vita e senza la consapevolezza che un giorno le avrei pubblicate. Perciò non ci sono trucchetti di marketing, non abbiamo seguito trend commerciali, ma ho voluto che uscisse quello che veramente sentivo, volevo che uscisse qualcosa che quello che mi immaginavo, e proprio per questo motivo mi sono affidata a una delle poche persone che mi conosce e che ha la mia stessa idea di musica, appunto il qui presente Sabino. E, per quel che riguarda le varie melodie, il genere musicale, proprio perché non sono state scritte in diversi periodi della mia vita, non posso dire che ci sono diverse influenze, diversi stili musicali, ma sentirete che ogni canzone è diversa dall'altra. Per me sono molto importanti i testi, io sono cresciuta con i cantautori italiani, anche se scrivo anche tanto in inglese in realtà, e quindi do molta importanza al testo. Poi sì, Sabino... Io aggiungerei che è vero, Alessandra è un'artista non contaminata ed è anche per questo che i brani che sono inclusi in questo disco possono essere definiti diversi generi, ma sono soprattutto il risultato di quella che è la sua anima musicale. Devo aggiungere anche che dopo tanti anni di mestiere, del mio mestiere di musicista, e siamo intorno ai 40 anni di mestiere, è la prima volta che io decido di collaborare con un artista e di mettermi in gioco producendo un disco, perché ho quella sera in cui ti ho conosciuta qua a Radio Golden, per altri motivi, ho sentito un'emotività tua interna che è di pochissime cantanti. Molte cantanti hanno lavorato con me, cantanti famose, cantanti tecnicamente molto brave, ma non ho mai pensato di fare un disco con queste cantanti. Mentre con Alessandra, circa un anno fa, ci conosciamo da 2 anni e mezzo, giriamo l'Europa da 2 anni e mezzo, ma un anno fa, un anno e qualche mese fa, ho deciso che avrei cercato di costruire e di realizzare il sogno della sua vita, che era quello di fare canzoni, perché ne valeva la pena. Per quanto concerne i testi di cui tu hai parlato, ecco, nei suoi testi c'è tantissima poesia. Lei ha una caratteristica che non si compra al mercato e non si studia a scuola. È molto invasiva emotivamente. Quando apre bocca, quando canta, spettina, entra sotto la pelle. E questa è una cosa di pochissimi artisti. Naturalmente, devo dire che questa cosa è collegata anche alla bella persona che è, perché la musica non mente. Se sei una persona di poco conto, quello che fai è di poco conto.
Se sei una persona carica di contenuti, come Alessandra, esce fuori quello che c'è dentro. Per cui, per tutti questi motivi, io dopo quasi 40 anni e forse più di esperienza nella musica, di concerti, in tutte le situazioni, non faccio i nomi delle cantanti con cui ho lavorato perché sembrerebbe, non mi piace. Devo dire che dopo 40 anni io ho deciso, incontrando Alessandra, di metterci la faccia e portare avanti questo lavoro, del quale sono soddisfatissimo, tant'è che io dico a voi, tutti gli operatori della stampa e delle televisioni, se avete una famiglia, il 14 aprile al Dina Orsi di Conegliano venite a sentire il concerto, perché nelle canzoni di Alessandra c'è tanto contenuto e tanto amore, per cui vi invito anche voi operatori del settore ad essere lì presenti. Che sarà al Dina Orsi qui a Conegliano, e poi ci saranno il 14 aprile, e ci saranno anche dei bravissimi musicisti, oltre a Sabino Dell'Aspro ci sarà anche le coriste di Elisa, anche Nicole Pellicani, Silvia Smagnotto, poi Oscar Vernier alla batteria, sì. Insomma, sono tutti musicisti professionisti e di altissimo livello. I nomi li farò poi in teatro, anche perché adesso ci annoieremo. E una cosa interessante, c'è una cosa che non credevo. Uno degli amori di Alessandra è la lingua portoghese, tant'è che mi ha spinto più di una volta a fare le canzoni in portoghese. Noi abbiamo in repertorio alcune canzoni in lingua portoghese. Sì, lo so, aspetta, perché così parlando così io lo conosco, ma non proprio, non lo so a livello dell'inglese. Sì, però, ma tu hai una passione incredibile per questa lingua, a te piace tanto, per cui se dovessimo arrivare anche là lontano, lontano, lontano in Brasile, brasiliani, sappiate che Alessandra Giubilato vi adora. Se avete qualche domanda... Sono tutte canzoni che hai scritto tu nel corso della sì. tua vita? Sì. Cioè, c'è un singolo, c'è qualche canzone che ti rappresenta di più? Ecco, allora sì, sono tutte melodie e testi che ho scritto nella mia vita. Poi ovviamente Sabino, che ha una conoscenza musicale superiore, e si deve dire, mi ha aiutato a armonizzare le canzoni, abbiamo anche sistemato qualche melodia, magari qualche parola in qualche testo. Per quel che riguarda la canzone che mi rappresenta di più, è una domanda difficile, perché dipende, per me no. Sono per te no, dopo sentiamo quello che dice Sabino. I temi sono veramente vari, perché alcuni parlano di me stessa, in particolare magari qualche difficoltà che ho dovuto superare in passato, ad esempio il bullismo, oppure la difficoltà magari di essere me stessa in una società in cui comunque è più importante magari apparire. Altre canzoni invece parlano di alcuni personaggi, a me piace molto parlare di altre persone, ad esempio c'è una canzone su Isadora Duncan, che è una ballerina che visse all'inizio del Novecento. Oppure c'è anche una canzone che si intitola Cuore di pezza, che parla del kamikaze dell'attentato di Londra del 2005, che io ho vissuto personalmente, e anzi poi la sua vita e la mia si sono anche incrociate pochi mesi fa, inspiegabilmente. Però non saprei dire esattamente quale canzone mi rappresenti di più, anche perché sono generi diversi. Credo che vocalmente credo che lo smooth jazz, ma in particolare anche la musica classica, sia più sulle mie corde. E Sabina invece? No, secondo me la canzone che rappresenta di più Alessandra, che rappresenta sì, di più sì. Il nostro lavoro e diciamo la stazione dalla quale siamo partiti, è La Rosa del Deserto. Poi magari ne acceneremmo un pezzettino, visto che sì, c'è un pianoforte. E credo che questa sia la canzone che rappresenti di più Alessandra. Sono pochi versi, ma come, e non esagero, ma come Ungaretti,
scriveva una frase e colpiva. Questi versi sono veramente, sono otto righe, ma sono otto righe che hanno una sostanza incredibile. Poi, siccome tu spesso ti dimentichi, io volevo anche, se il mondo è felice perché ci sono tante belle persone, ma c'è anche questa piccola ragazzina che canta, dobbiamo anche ringraziare papà Sandro e mamma Dolores che l'hanno messa al mondo, perché sennò non ci sarebbe stata. Siccome poi, tu ogni tanto te ne dimentichi. No, non è che me sono essenziali. Comunque, è una cosa importante che non abbiamo detto, dobbiamo anche ringraziare dei musicisti molto importanti che ci saranno, che hanno collaborato per la realizzazione di questo disco, che sono Bobby Solo, che ha scritto una canzone con noi e la canterà anche nel disco insieme a me. L'ha cantata nel disco? Sì, ma deve ancora uscire, quindi ci sta. Sì, l'ha cantata, però la sentirete. E abbiamo anche un assolo di Cesario, chitarrista di Elio e le Storie Tese, e anche degli assoli di Roberto Manzin. Per chi non lo conoscesse, è uno dei più grandi sassofonisti al mondo, secondo me lui vive a Londra, è anche un grande amico. E niente, non è neanche spiegato che cos'è la rosa del deserto, perché rappresenta. Sì, allora la spiego un attimo. La spiego un attimo facendo come fa Alessandra, così. Lei quando si rivolge a me fa così, mi dà una pacca sul braccio. La rosa del deserto, sì, sarebbe bene che la spiegassi tu. Io. Sì, allora io da piccola collezionavo minerali e a me piaceva molto questa rosa del deserto, che È un minerale che alla vista è abbastanza grezzo, insignificante, e quindi mi è venuta in mente questa metafora. Mi sono immedesimata in questa pietra che cerca continuamente di assomigliare ad una rosa vera, ad un fiore vero, quello che tutti apprezzano, ma dopo numerosi tentativi fallimentari decide che poi non è così male essere se stessi e decide di mantenere la sua natura. E per questo motivo, credo che per questo Sabino abbia detto che è la canzone che rappresenta di più questo album, perché come ho detto prima, questo album è una parte di me, sono tanti frammenti di me stessa, perché li ho scritti nella mia vita senza pensare, ok, devo scrivere questa canzone perché credo che questa potrebbe andare adesso in commercio. Certo, se ci sarà poi anche dal punto di vista commerciale un riscontro, bene, però per me è già tanto, è già un traguardo immenso. Essere riuscita a realizzare questo per me significa tanto. Sì, forse magari condensando il vero contenuto della rosa è che nel momento in cui una persona nasce, si trova in un contesto e crede di essere fuori sincronia dal contesto, crede di non appartenere, crede di non essere notato in quel contesto, si senta un po' come la rosa del deserto, che vorrebbe essere una rosa reale, vera, profumata, invece è un pezzo di sasso. Ma ad un certo punto del percorso della vita questa persona si convince che va benissimo essere la rosa del deserto, che ha sicuramente va benissimo essere quello che sei, non c'è bisogno di imitare un'altra cosa, ma di essere se stessi. Per cui è per questo che io penso che questa sia la canzone che rappresenti di più Alessandra, perché effettivamente adesso non mi posso raccontare, sarebbe bello, perché passerei una settimana io a parlare di Alessandra, conosco la sua vita passata, conosco tante cose. E sarebbe bello farvi capire qual è stata la sua crescita e la sua escursione nel mondo reale. E posso solamente dire che insomma ci sono stati dei momenti difficili, ma lei ad un certo punto ha deciso di essere se stessa, e meno male, ringraziamo non so chi, ma lei oggi è se stessa, e per cui è la bella persona che è, perché ha accettato di essere se stessa senza inseguire diciamo qualcosa che lei non era. Non credo sia difficile quello che ho detto, voi annuite, per cui vuol dire che avete capito, capirà anche chi ascolterà o chi vedrà questi video, questi filmati.
Io ho aperto un attimino il telefono perché sembra, è chiaro, io sono un po' enfatico, io ci credo tanto in questa cosa, c'è tanta poesia nel nostro lavoro, e cercavo un testo per leggervi qualche frase, per farvi capire che non sto montando la panna, ma che è la realtà, però datemi un po' di tempo, Antonio voleva dire qualcosa. La partecipazione di Bobby Solo. Sì. Come nasce? Questo dovresti spiegarla tu, in realtà. Allora, perché la partecipazione di Bobby Solo nasce in un modo strano, nel senso che io da Milano, io vivo un po' a Milano e un po' ad Aviano. Ad Aviano perché ci sono i genitori di mia moglie. E un giorno l'ho incontrato ad Aviano in piazza, per cui ci siamo conosciuti, anzi la prima volta che l'ho incontrato era davanti a un cassonetto dell'immondizia, perché stava andando a buttare via l'immondizia lui, e quella sera lì mi ha tenuto più di un'ora raccontandomi gli aneddoti della sua vita, che sono tantissimi. Poi lui è quasi un comico, è simpaticissimo. Tant'è che io ho pensato che sarebbe stato giusto inserirlo in qualche nostra serata. E così io ho organizzato alcune serate in cui all'interno della nostra serata si è esibito Bobby Solo. È stata una scelta fantastica, perché io ho chiamato anche altri artisti tipo Umberto Smaila, Fiordaliso, eccetera. E devo dire che l'artista che ha riscosso più successo è stato proprio Bobby Solo. Quando lui ha saputo che stavamo lavorando a un disco, mi ha pregato di scrivere una canzone assieme, e mi ha detto: guarda, ti mando due provini con chitarra e voce, poi dimmi te se vanno bene. Mi ha mandato due cose distorte, perché lui di tecnica non sa niente, ha registrato e sentiva malissimo quello che lui ha registrato con chitarra e voce, ma io percepivo la qualità della sua composizione. Al che abbiamo cominciato a lavorare su questo brano, lei ha scritto un testo che Bobby Solo ha detto: oh, chapeau Alessandra, e così lui è a mille, Bobby Solo, è contentissimo, è felicissimo. E siamo andati in studio, ha cantato la sua parte, perché addirittura mi ha chiesto: voglio cantare un pezzo anch'io. No, quella è una bellissima persona, veramente. E poi è ancora un bravo artista, anche. Cosa vorresti dire? L'età non cambia le qualità dell'artista. No, ok, ma io che non lo conoscevo all'epoca tanto bene, adesso ho potuto conoscerlo e posso dire che veramente è una persona fantastica, oltre ad essere simpaticissimo. Ma è gasatissimo, sì, eh? Sì. Cioè non vede l'ora, lui canterà nei suoi concerti bello, questa canzone, bellissimo. Sì, poi ha anche avuto una bella idea melodica, no? Sì, perché lui viene da quella situazione musicale. È smooth jazz, sì. Il brano. Sì, armonicamente è bello. Hai trovato i testi? No, se dici qualcosa, okay. Magari io cerco. Vuoi raccontare un po' di te, come è andata la passione, poi la tua... La passione della musica. Ok, allora vi racconto un aneddoto, che sanno in pochi. Volete sapere come ho iniziato a cantare? Proprio perché ho deciso adesso vado a cantare. Allora, io nel 2005 avevo conosciuto una persona su Skype, ok? Non so come si facessero a conoscere persone su Skype, però io l'avevo conosciuta. E questa persona mi aveva mandato una canzone che era Through the Barricades, degli Spandau Ballet. E mi piaceva tantissimo come l'aveva cantata lui, perché appunto era una cover, chitarra e voce. E insomma io con questa persona ci ho parlato per tanto tempo, no? E allora, visto che io non potevo far vedere di essere da meno, ho detto: che cavolo, anch'io adesso mi metto a cantare. E ho iniziato a registrare dei pezzettini, delle canzoni sul karaoke, su cos'era Van Basco, non so se neanche se si usi ancora adesso, sul computer. E glieli mandavo. E caspita, io mandavo queste canzoni e ho detto: caspita, mi piace proprio cantare. E allora ho chiesto ai miei genitori se potevo iniziare a studiare canto, e infatti sono andata a studiare, ho studiato con la Gigliola Liberti, che è una bravissima cantante che abita qua vicino, tra l'altro. E poi la cosa divertente è che in realtà non era neanche una persona reale, era un fake questa persona.
Però grazie a questo episodio che potrebbe sembrare negativo, io ho iniziato a cantare, tant'è che ancora adesso ho contatti con questa persona e lo ringrazio, dico oh grazie, perché grazie a te ho iniziato a capire che cantare mi piace veramente tanto, anche se in realtà quello che preferisco fare ancora di più è scrivere. Io ho iniziato a scrivere quando ero piccolina, canzoni ovviamente più da bambina, però ne scrivevo tante, anche una, due al giorno, ancora i libretti, le agende, e niente, nel tempo la passione è cresciuta. Io dopo aver finito l'università, mi sono laureata nel 2015, ho detto, adesso che ho studiato, ho finito i miei studi, adesso voglio provare a inseguire il mio sogno. E fatalità, una settimana dopo la laurea, per caso, veramente per un'altra cosa, ho conosciuto Sabino e di lì a poco ho iniziato a cantare in locali in tutta Europa, in locali diversi l'uno dall'altro. Sono stata per strada, per piccole osterie, per ristoranti, hotel di lusso, teatri, di tutto, e questo mi ha permesso di accrescere il mio repertorio, ma anche soprattutto la mia tecnica vocale, anche grazie ai consigli della vecchia guardia, come ti piace dire. A te piace dire della vecchia guardia? Vecchia guardia, sì, certo. Che è importante, perché comunque delle persone che hanno tanta esperienza che si può apprendere. Certo, ci sono bravissimi musicisti anche più giovani, però quello, quando si riesce ad imparare, soprattutto dalle persone con un'esperienza vastissima. E quindi devo dire che sono stata fortunata. Devo dire proprio di sì. Modestia. No, il testo? Dicevo, ho trovato un pezzettino di testo di una canzone della quale non abbiamo parlato, anche perché ne parliamo poco di questa canzone, però apposta, perché La Rosa del Deserto, ok, Isadora, benissimo, però questa canzone che si chiama Il Viaggio comincia così: sarai quel che verrà, sarai trucco e onestà, sarai un cammino che è degno di un re, sarai sale nel mare che il tempo prova a guarire, sarai un solco che risana da sé. A piedi partirò, piedi nudi come il vero. Non temo sassi e spine perché vedo la fine. Con gli occhi di straniero, passo a passo esplorerò, ora che ho il coraggio per affrontare il viaggio. Sarai un nido di frasca nel mezzo di una tempesta, sarai il mattino che sa di caffè, sarai schiuma del mare che assale ma poi scompare, sarai la saggezza che smonta i cliché. Oh ragazzi, cioè, questo è il testo del viaggio, cioè non è che io ho detto che ho pompato Alessandra come autore come scrittrice inventandomi qualcosa. Questo è un pezzo del quale noi non parliamo mai, non è uno di quei brani che utilizziamo per fare conoscere il lavoro che abbiamo fatto, per cui è un brano che sta lì in mezzo. Ecco, questo è il testo, e avete sentito il testo di questa canzone, dico bene? Abbiamo qua di fronte anche tra gli ospiti uno scrittore, un mezzo poeta, non ve lo posso spiegare, per cui lui capisce quello che io ho appena detto. Hai accennato a un episodio del 2005 quando tu eri una ragazza, eri a Londra e poi hai detto che eri tornato, questa cosa puoi spiegartela? Sì, allora... Sì, ancora una ragazza, cioè non ha fatto... Siamo quasi ai 30, no dai, non ancora, no, manca ancora 2 anni qualcosa, 2 anni e un mese. Sì, io mi trovavo a Londra appunto con mia zia, che vedo lì, e nel frattempo purtroppo c'è stato questo attentato in metropolitana. E che è successo qualche mese fa? Ho scoperto che questo ragazzo su cui avevo scritto una canzone nel 2006 era... Cosa stai facendo, Sofì? Niente, mi è venuto... Era un amico d'infanzia di una persona che era molto vicina a me. Quindi casualmente dall'Inghilterra
si sono rincrociate le vite. Sì, abitava proprio sullo stesso piano, sì, per sì, quello abitava... era vicino a lei, perché sì, era proprio sì, sullo vabbè, stesso okay, piano. Ok, e... Sabino, ok. E niente, questo, cioè, sono le coincidenze della, della vita pazzesche. Niente. Qualche... C'è qualche altra domanda? C'è qualche altra domanda? Un discorso de, della lingua portuguesa, in speciale Brasile, se abbiamo tanti ritmi, in speciale qual è il ritmo che ti piace, qual che ti piacerebbe cantare in questo ritmo? Allora, io ultimamente, soprattutto negli ultimi 2 anni, mi sono molto affezionata alla bossa nova. Prima devo dire che non la masticavo bene, però adesso è una delle dei generi musicali a cui mi sento più vicina. Infatti c'è anche una canzone, una musica scritta da Roberto Manzina, che è il sassofonista che ci fa alcuni soli, che è una bossa nova, e io appunto ho provato a scrivere questo testo in portoghese, che ripeto, non so bene, lo sapevo meglio una volta, adesso è un po' arrugginito purtroppo. Però insomma ho scritto le mie 2 righe, mi piace molto. Sì, anche perché la cultura musicale portoghese, brasiliana, soprattutto brasiliana, non portoghese, brasiliana, è una cultura musicale incredibile. Cioè, tante volte si è portati a pensare che il jazz sia l'espressione massima della musica. Vi garantisco che non è così. La musica brasiliana, la bossa nova brasiliana, è veramente una musica incredibile che richiede una preparazione pazzesca. Poi, diciamo, per cercare di sdrammatizzare il concetto, c'è da dire che Alessandra, abbiamo conosciuto alcuni amici brasiliani, e quando magari ci è capitato di fare qualche pezzo e ballare un attimino, hanno detto ad Alessandra: tu hai la ginga. Tenho la tu, Antonio, sai ginga. Che cos'è la ginga, no? La ginga. Allora ci proviamo, sentiamo un attimo. No! Ma adesso... la diretta. No, ma io il portoghese... Allora, la verità è che io ho imparato il portoghese del Portogallo, ma ultimamente ho frequentato brasiliani e mi hanno sgridato, mi hanno detto no, l'accento non va bene, non ci piace quello portoghese. E allora adesso mi confondo, perché non so se devo parlare con l'accento portoghese o brasiliano, e quindi devo rivedere un po' anche l'accento delle canzoni. Allora, invece che fare sentire un brano del nostro disco, gli facciamo sentire sì, un pezzettino, no, magari anche di Girl from Ipanema, no? Oi, che coisa mais linda, mais cheia de graça, é la menina que vem e que passa. Don se balanço cammino du mar. E cantando magari con la ginga. Troppo durato. Se ti alzi la ginga, no, la puoi fare. Sol Ipanema, o seu balanço. No. O seu sta giù. O seu balanço. Mas que un poema è a cosa mais linda che eu já vi passar. Purca sotto il visino. Ma non mi ricordo bene il testo. La musica brasiliana più suonata al mondo. Eh sì, questo è un classico proprio. Bene, c'è una persona che mi piace tantissimo, si chiama Katiuscia, voi telecamere non la vedete, ma anche lei è desiderosa di fare una domanda ad Alessandra, è vero Katiuscia? Oh, poverina. Beh, i tuoi riferimenti musicali? Beh, allora io sono appunto cresciuta con i cantautori italiani in particolare, quindi De André, De Gregori, Dalla. Però ho sempre ascoltato Sabino. No, tu sei arrivato dopo, non gasarti. Però diciamo che ho sempre ascoltato un po' di tutto, anche mi ricordo interi viaggi con i CD. No, vabbè, lasciamo stare. I Goofy, non volevo dirlo. No, per carità. Ma anche i Simon & Garfunkel, la musica classica, ho sempre ascoltato tanta musica classica. Poi negli ultimi 2 anni che ho conosciuto Sabino, mi sono avvicinata molto anche allo smooth jazz, appunto alla bossa nova, e anche un pochino anche al blues, in realtà, che a me piace molto, mi piace tutta la musica, no? Però ovviamente ognuno ha le sue preferenze a causa delle corde vocali, appunto.
tutto. Vogliamo fare sentire un pezzettino della Rosa? Va bene. Vai. Andiamo vicino al pianoforte, tu osservi. Ringraziamo, grazie a tutti, tutta questa gente che è qua e che ha dedicato il suo tempo prezioso per questa cosa che insomma speriamo che giri nell'aria. Grazie a tutti, comunque grazie a Dennis del Radio Gold che è sempre così carino e ci mette a disposizione il suo territorio. Buona giornata a tutti, anche al poeta. Thank you.